ci troviamo in una situazione dove non c'è un contesto tranquillo, colmo di risorse sia economiche che umane, per poter dire facciamo questa strada piuttosto che quest'altra. Siamo in una condizione di contingenza, sia economica ma anche di risorse, e quindi vorremmo che all'interno di questo quadro, perché appunto noi non scivoliamo dalla montagna del sapone, sappiamo perfettamente qual è la situazione economico-finanziaria nazionale e della nostra regione in modo particolare, che tanti hanno sbandierato essere uscita dal commissariamento, ma di fatto non è mai uscita dal commissariamento. E quindi, voglio dire, sappiamo qual è il quadro economico-finanziario, sappiamo le difficoltà che la nostra professione, diciamo, sta vivendo in questo momento, e che è un momento che dura da 20 anni circa, perché la nascita della figura di supporto della professione infermieristica nasce appunto intorno ai primi anni 2000. Perché? Perché c'era già una iniziale carenza di infermieri. Quindi io, caro dottor Rocca, la prima domanda che mi sento di rivolgerle, appunto come candidato del centrodestra, è rispetto alla carenza di personale infermieristico. Nel momento in cui lei, le auguriamo tutti, possa essere il nuovo presidente di questa regione, come si porrà? Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità, grazie per questo incontro, e insomma, magari consentitemi di presentarmi un attimo. Io so che sono un po' l'oggetto sconosciuto in questa campagna elettorale, e quindi magari proprio un minuto, poi non voglio dare la domanda che è insomma uno dei punti nodali. Nel Lazio ho lavorato in sanità in due strutture, e sono il Sant'Andrea, che ho aperto insieme a questo sciagurato del vostro collega Carlo Lucci, che abbiamo lavorato fianco a fianco in un momento che è stato molto sfidante. Magari ci torneremo più avanti, non sul Sant'Andrea ma sulla modalità di lavoro con cui, insomma, io ho sempre interpretato il mio ruolo. Si sente fino in fondo, scusate, non so se... E poi l'altra struttura che io ho avuto l'onore di guidare, anche se solo per 2 anni circa, perché poi ho lasciato perché sono stato eletto alla guida della Federazione Internazionale di Croce Rossa, ed è l'IDI, però non come è apparso sui giornali l'IDI pre-crisi, ma fui chiamato da dei cacciatori di teste, perché il Vaticano era affidato al cacciatore di teste, eccetera, per guidare l'IDI Fondazione, cioè apposta Padre Caminata, per intenderci, per rilanciare in una situazione comunque finanziaria estremamente, estremamente fragile. E ho fatto quella che io chiamo la mia esperienza mistica anche in sanità, perché comunque ho amministrato per 15 mesi, dovevano essere solo 3, poi la regione non si metteva d'accordo sull'individuazione del nome del direttore generale, quindi quei 3 mesi che erano solo per i conti sono diventati 15, che è alla ASL Napoli 2 Nord della Campania, da cui forse intuirete perché la chiamo la mia esperienza mistica, perché comunque ho visto cose che gli umani difficilmente possono incontrare nella loro vita. Però è stata anche molto formativa quella esperienza, e poi comunque insomma l'esperienza in Croce Rossa, che per me è stata un'esperienza straordinaria, importante, sia quella nazionale che quella internazionale sotto il profilo del governo della complessità. Non ho la bacchetta magica sulla carenza, perché purtroppo non è che insomma i corsi universitari si inventano dall'oggi al domani, e quindi sicuramente se avrò la responsabilità di guidare questa regione è ovvio che c'è un problema di avviare nuovi corsi, ma i benefici si vedranno più avanti. Quindi il tema della carenza è un tema di risorse, nel senso di individuare dove si possono prendere risorse finanziarie per ampliare i corsi e fare in modo che le sedi possano essere più di quelle che sono attualmente destinate. Vedete, non è che si tratta di individuare poi, perché comunque finanziare un corso costa, quindi è vero che non ci sono risorse,
però sono costi sostenibili rispetto a altri soldi che magari vengono indirizzati in maniera meno appropriata, a mio modesto avviso. Se poi mi consentite anche, perché io ho fatto l'esperienza nel pubblico e nel privato religioso, ma mi è stato poi dice sei incompatibile perché tu porti gli interessi della sanità privata. In realtà vorrei essere chiaro su questo, io è vero, ho avuto anche l'onore di guidare con Fabi Sanità, che tra l'altro è poi modesta in termini di rappresentatività, che è sulle piccole e medie imprese, piccola e media industria della sanità, e quindi ho avuto modo di toccare con mano. Però venendo poi a chi si fa paladino del pubblico, e qui per fortuna parlo a dei professionisti che conoscono la sanità bene, e a chi si fa paladino del pubblico, vi prego, perché io non vi darò mai i numeri a caso, quindi se do dei numeri avete tutta la possibilità per andarli a verificare, perché li ho estratti dal Ministero della Salute. Dal 2016 al 2021 ha aumentato la spesa corrente, non la spesa straordinaria, eccetera, perché all'inizio quando ho visto mezzo miliardo di euro dal 2016 al 2021, l'istinto è stato, ma fammi vedere se il Covid ha impattato, magari durante il Covid ha avuto necessità di spendere sulla sanità privata risorse in più rispetto al precedente, quindi questo giustificava. Sono andato quindi a prendere a scorrere dal 2016, e dal 2016 in maniera costante circa 100 milioni l'anno, 90 un anno, 101 un altro, andate a vedere adesso, dico più o meno, posso sbagliare di poco, ma l'aumento è stato costante dal 2016 al 2021, la spesa corrente per acquisto prestazioni da privato, sapete che ci sono i vari silos, è stata portata a è stata aumentata di mezzo miliardo di euro. Quindi io non faccio il paladino del privato o del pubblico, ma nemmeno faccio il finto paladino del pubblico, però trovo le risorse e quelle poche risorse che servirebbero per finanziare anche questi ricorsi, oppure comunque anche per migliorare tante situazioni che anche nella sanità pubblica c'erano. Però questo non sono io a doverlo giustificare, io mi sono solo poi divertito, avendo la possibilità, perché ed è una parola pesante il divertito, a andare a vedere se c'era un criterio alle diverse strutture a cui sono state assegnate queste risorse, e onestamente non l'ho individuato, probabilmente voi sarete più bravi di me nel capire perché a qualcuno sì e a qualcuno no, soprattutto quando ci sono strutture sanitarie che magari vivono delle difficoltà, però questo è un altro discorso, ma le risorse, usandole in maniera appropriata, si possono trovare. Buonasera Presidente, ho ascoltato il nostro Presidente, durante questo periodo noi ci siamo messi a disposizione anche della Regione, del Servizio Sanitario Regionale, andando a superare questa parolina magica, che è il vincolo di esclusività. Cioè la professione infermieristica si è messa a disposizione della collettività, prestando al di fuori del proprio orario di servizio, in un momento particolare che era quello del Covid, no? Attività extra, che la Regione riconosceva con un contributo economico che dava modo al professionista di poter avere un riconoscimento, un appannaggio economico maggiore rispetto a... Ma è finita lì, perlomeno gli faccio questa provocazione. Lei pensa che la professione infermieristica debba essere chiusa solo lì, o nell'ottica del ridisegnamento del servizio sanitario così come l'ha concepito lei, cioè pubblico, privato convenzionato, c'è il modo di poter andare a spendere le competenze professionali all'interno di setting che siano altri o che sia anche il privato convenzionato, attraverso il superamento di questo concetto di vincolo di esclusività, anche perché altre regioni, una a caso la Lombardia, sta già ragionando se portare o meno questa tematica all'interno delle conferenze. Per noi potrebbe essere un gradino iniziale di pari dignità e trattamento con altre figure professionali, al netto di extramenia piuttosto che. Pensiamo che questo permetta di poter liberare ore di assistenza infermieristica, ma non per noi, per tutti, non solo per chi lavora nel pubblico impiego, ma per il cittadino, perché lei, qualora dovesse essere il governatore di questa regione, ha l'opportunità di poter, utilizzo un termine forse aggressivo, sfruttare o utilizzare queste risorse per il bene comune. Grazie. E mi permetto, scusami, ragionando questo all'interno di una carenza strutturale importante di infermieri sulla regione,
perché vuoto per pieno nella regione, oggi mancano circa 7.000 unità infermieristiche, con la messa a terra del, del PNRR ne mancheranno intorno alle 11.000. Liberare di circa 40.000 infermieri presenti qui nella regione Lazio il 10% di 10 ore a settimana ciascuno, lei ha recuperato oltre il 70% delle carenze mancanti. Questo è il ragionamento. No, no, nel senso che... Lo so bene, no, no, sì, sì, no, ma lo so che... No, questo è per avallare quanto diceva il tesoriere, no? Che il problema qua è, non è far entrare qualche soldo in più agli infermieri, che mi permetto di dire non sarebbe male visto poco che guadagnano, ma è soprattutto garantire al cittadino quelle risposte sanitarie che altrimenti con la carenza strutturale infermieristica non si potrebbe mai realizzare. No, questo, questa è la domanda delle domande, no? E la voglio affrontare, non voglio scappare, perché anche parlando comunque della classe medica, insomma, voi sapete, no, che ci stanno medici che comunque come voi, cioè l'intramedia se la so, extramedia, cioè i medici di pronto soccorso, cioè sono delle persone che hanno una vocazione e sono inchiodati in quel ruolo, ma intramedia non ne fanno. E quindi c'è un problema ovviamente di binari di trattamento e di attenzione e percorsi che devono essere dati. Io personalmente, ma ragiono distinto, e quindi ho innanzitutto l'impegno a mettermi seduto a ragionare, sì, distinto, ho sempre guardato con grande diffidenza il discorso del doppio binario, cioè quindi vuoi lavorare nel pubblico, lavorare nel pubblico, lavorare nel privato, vai nel privato, quindi non ho mai avuto questa grande simpatia e attrattività per un modello che ho trovato e con il quale devo convivere e ovviamente tirare fuori il meglio, no? In una difficoltà importante come quella del nostro servizio sanitario nazionale. Quindi sì, però i percorsi vanno studiati, ecco, già mentre il Presidente poi è intervenuto probabilmente in soccorso dicendo le 10 ore, cioè, perché i miei pensieri era rispetto comunque a percorsi che devono essere guidati, perché comunque preferisco togliere il velo e l'ipocrisia, no? Perché comunque sappiamo che molte persone, perché qui lo stipendio infermiere non è uno stipendio da principe, allora è ovvio che se hai un momento di difficoltà economica o comunque c'è un problema, purtroppo c'è che magari vai a fare la notte o vai a fare le cose perché comunque è un'opportunità. Allora se questo deve essere uno strumento anche per levare definitivamente una forma di nero che comunque esiste, allora studiamola insieme, perché tanto voglio dire è tirare giù un velo dall'ipocrisia. Quello che mi preoccupa è, da un lato, cioè studiarla bene, perché il privato accreditato non è che gliel'ha prescritto il dottore di fare il privato accreditato, no? E quindi anche lì c'è un tema di competitività che va studiato e mediato, perché altrimenti vai a drogare, a inquinare il mercato e anche i servizi, no? Lo sapete benissimo, quindi siete dei professionisti che conoscono l'ambiente difficile comunque che circonda la sanità e anche tante risorse, no? Che vivono all'interno, che ci sono all'interno di questo sistema. Quindi è capire come poter fare questo, perché io me lo sono posto anche rispetto al tema del volontariato, no? Perché comunque tu fai il volontariato, però poi se il giorno dopo sei fatto la notte e poi il giorno vai e devi andare a lavorare, è ovvio che non sei lucido, quindi c'è un tema di sicurezza, ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati in maniera razionale, purché si arrivi ovviamente a togliere un velo da un discorso che nessuno vuole affrontare e che però sappiamo esistere e che sappiamo risolvere, perché quando poi c'è qualcuno che ha un suo caro che sta male, la soluzione la trova, punto. Cioè, quindi questo noi lo sappiamo che esiste, quindi ancora una volta rinnoviamo il discorso del dialogo e io credo che sarebbe stato opportuno, ad esempio il Presidente non l'ha menzionato, io comunque so per certo che alcuni dirigenti avevano scritto in assessorato durante il Covid per poter avviare il dialogo,
e questo dialogo non è stato fatto, perché comunque l'interlocuzione sembrava dovesse avere soltanto determinate categorie e non invece la professione infermieristica, quando al contrario, questo non lo dico perché a Genova lo dico, perché io ho governato un processo, quindi so esattamente quello di cui parlo quando si parla di risposta al Covid, che non è uno che ha fatto il fenomeno e gli altri sono stati a guardare e a obbedire pedissequamente, è che tutti insieme con la nostra professionalità abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, sacrifici enormi, ci siamo rimboccati le maniche e una risposta è stata data, anche in un contesto dove, consentitemelo, con le università e altro, forse qualche medico specializzando in più rispetto ad altre regioni lo abbiamo e c'era, no? E quindi probabilmente o un cielo, una sanità militare in più rispetto alle altre regioni c'era, i vigili del fuoco addirittura con la loro sanità hanno fatto un hub, cioè qui è Roma, anche la stessa Croce Rossa che ha messo in piedi 4 hub. È ovvio che Roma, noi avevamo un magazzino, ne potevamo mettere pure 12 di hub se fossero stati necessari, magari se la stessa cosa me la chiedevano ad Ancona avrei avuto qualche difficoltà in più ad essere così tempestivo e anche a trovare le risorse.